Benvenuti in una nuova puntata, siamo al lago di Ohrid e sarà un freddo boia. Sì, se nello scorso video vi avevamo presentato gli Sharp Dogs, questo è un tipico esemplare di Sharp visitatore. Tira un vento allucinante, cioè adesso qua non si vede, ma sotto, tutto lungo la sponda macedone del lago di Ohrid, tirava un vento veramente da farti drizzare ogni pelo. Siamo arrivati ieri mattina, diluviava, quindi siamo rimasti chiusi all'interno del van. Siamo usciti giusto per far sgambettare Olimpia, per conoscere. Una coppia di italiani che ci ha raggiunto. Ciao Maria e Carlo, se vedrete questo video ci ha fatto un sacco piacere stare in vostra compagnia. Ora noi di prima mattina stiamo andando a visitare finalmente la città di Ohrid, che si scrive con l'H ma si legge col cr o H-R-I-D. Giusto, sì, perché hai detto Ohrid invece Ohrid. Ohrid. Vabbè, si legge con la C. E iniziamo tra l'altro da una bellissima passeggiata in mezzo al bosco perché c'è un parcheggio bellissimo fronte mare. Lago, mare, un lago, però va bene, ugualmente, Sembra un sembrava un mare, mare, vale. sì. Però per raggiungere la città bisogna fare tutta una scarpinata di circa 20 minuti. O meglio, per arrivare sulla sommità della città, perché lì iniziano le cose un po' interessanti da vedere, quindi inerpichiamoci. Una cosa bellissima che iniziamo già a vedere, i lampioni. Sì, qui ci sono dei lampioni molto particolari che ricordano un pochino l'architettura delle casette di Ohrid e delle casette di un'altra cittadina che vedremo nei prossimi giorni in un altro stato ancora. Perché in un altro stato ancora? Perché siamo su un lago, le cui sponde sono da una parte appartenenti alla Macedonia, dall'altra parte dell'Albania. Infatti noi dal camper vediamo l'Albania. E in circa un'oretta si esce per andare in Albania. Ma questa è un'altra storia che vedremo più avanti. Un'altra storia ancora di questa cittadina di Ohrid è quella sul suo passato. Si narra, non si sa se sia propriamente vero o no, che un tempo qui ci fossero 365 chiese, una per ogni giorno dell'anno. Adesso ovviamente non ci sono più tutte queste chiese, ce ne sono ancora alcune visitabili all'interno, alcune molto piccole, altre un po' più grandi. E pare che fosse denominata la Gerusalemme slava proprio per questo motivo. Poi c'era anche un vecchio bazar dove oggi in realtà ci sono anche dei negozi un po' più moderni. Andiamo un po' a vedere tutto. Vedremo tutto un po' da fuori. Tutte le chiese si pagano circa 2 euro a ingresso, quindi non è che possiamo vederle tutte 365. Non sono più 365, però fate due somme, ci viene a costare troppo. Oltre ciò c'è anche una vecchia fortezza. Ci siamo un po' informati, pare che all'interno non ci sia proprio più niente, quindi per fare la camminata, sinceramente, vedere un paesaggio lo vediamo da altri punti. Facciamo così perché anche quella si paga. C'è anche un teatro. Era prima un teatro. Poi, quando sono stati conquistati dai romani, è diventato prima un colosseo e poi giustiziavano i cristiani. Quindi, quando l'impero romano è stato sconfitto, loro l'hanno raso al suolo, i macedoni, ed è rimasto seppellito fino al 1900 e qualche, 1960. Quindi si è conservato benissimo ed è gratuito, quindi andremo anche a e vederlo. ci fanno un sacco di spettacoli qua, soprattutto d'estate. Piccolo pupù! Wow, Dove come vai? fa? Una. Chiesina piccolina. Noi non entreremo in nessuno di questi monasteri ortodossi né chiese perché all'interno comunque gli affreschi sono più o meno come quelli che abbiamo già visto in Bosnia e in Kosovo. Li vedremo comunque da fuori, in questo ad esempio che è davanti a noi adesso è il monastero di San Pantaleone ed è importante perché pare che qui sia nato l'alfabeto cirillico come lo conosciamo noi oggi. Paolo, non possiamo prendere anche loro. È possibile che noi in ogni angolo dove andiamo troviamo un cane, un gatto? Allora, mentre Paolo cerca di prendere. Eccolo là! Oh! Loro sono i fratellini e questa invece è la chiesa di San Giovanni Teologo. Questa è molto molto bella perché dà direttamente sul lago di Ohrid. Sono veloce! Corriamo! Corri! Ma non è anche queste chiese, sembrano degli hotel, invece sono delle chiese. Non ti aspetti i tavolini. Come simpatici amici. Venga giù. Lei è la mia fidanzata Cattino. Ma non si può toccare. Dovremmo andare.
sei con noi. Fate amicizia, ragazzi. Mi lascio andare. Ciao. Oh. È molto carina Ohrid. Ohrid. L'estate può dare un grande soddisfazione, anche se penso che diventi molto più turistica e quindi anche un pochino meno vivibile, se vogliamo. Rispetto forse a Kruševo ci ha emozionati un pochino meno, però molto piacevole. Andiamo. Ora siamo arrivati nella parte più turistica. Molto, molto, molto turistica. Ovvero l'Old Bazaar. Ci sono una marea di localini, negozi e quant'altro. Di old c'è ben poco. Mm. Vuoi qualcosa? Esce tutto il tè. Questo? Tiramisù. Vi avevamo promesso nello scorso video di farvi sapere come sono questi bellissimi, buonissimi. Sì, li abbiamo già assaggiati. Questi, no, questo è un fondato. Vediamo un po' più bello. Questi sono dei pomodori macedoni. Dobbiamo appunto ammettere che noi li abbiamo già mangiati ieri, perché volevamo veramente vedere se meritavano, come dicevano. Effettivamente non erano male. Adesso oggi li mangiamo in diretta insieme a voi. Con tonno. Che cavolo, li tagliamo questo? Non credo proprio. La perla. Ma no, l'abbiamo preso in Kosovo. No, l'abbiamo comprato in Montenegro. No, abbiamo comprato la tortilla, anche se fatta in Turchia. Spoiler. E quindi facciamo tonno montenegrino, piadine kosovare, pomodori macedoni e umorismo italiano. Direi che è un bel mix, dai. Tra l'altro qua si mangerebbe la trota. Però non avevamo voglia. Lì ci sono i nostri amici italiani. Invece questa è la vista. Vediamo se la mette a fuoco. Tutto quello, quello è un gatto. Questa qui è l'Albania. Cioè tutta la camminata che abbiamo fatto oggi per arrivare alla fortezza. Si poteva anche evitare di fare tutta quella scarpinata lassù nel bosco. Bosco, vabbè, lassù in natura, via. Passando dal centro del paese. Noi al ritorno abbiamo fatto quella strada lì. Sì, si fatica meno. Però tanto se volete andare a vedere le cose su, comunque dovete farvi la scarpinata. Ce ne sono varie. C'è quella che abbiamo fatto noi, che è un po' più interna, perché così arrivate all'Old Town, la città vecchia. C'è un bivio, noi siamo andati a sinistra. Se andate a destra, passate tutto su lungo la sponda del lago. Arrivate alla chiesa di San... Quello sopra era Pantaleone, quello sotto era... Giorgio. Ma no... Giovanni teologo. Giovanni teologo. Joseph teologo. E poi si arriva in centro. Sì, poi c'è la chiesa di Santa Sofia. Poi c'è... Adesso non ce ne ricordiamo, perché effettivamente non sono più 365, ma ce n'è una ogni angolo, Invece se venite qua d'estate potete fare il bagno, perché è pieno di calette, spiaggette. Noi non lo faremo perché uno è mosso, due secondo me è freddo. Scherzi, ma poi scendete, ti prendono accidenti, per carità. Questo bellissimo pranzo. No, è terribile, scusate, è proprio impresentabile, però non è ma... Dai, non è che possiamo dire tanto di una piadina con... Poi non è una piadina, però adesso la arrotoliamo così. Trac! Falla te la prova assaggio. No, no, vai, vai. No, io ci metto un attimo a mangiarlo ora, dai, fallo te. Non buoni comunque, sì. Vabbè, io l'ho già assaggiato, faccio finta. Wow, buoni. Buoni. Non so, malvagio. Sì, per essere fuori stagione diciamo che sono buoni, via. Però le tomatiche piemontesi non sono mica male. Ci siamo spostati da Ohrid. Ma siamo ancora sulle sponde del lago. Volevamo visitare la Baia delle Ossa, solo che abbiamo scoperto che il lunedì è chiuso. Yeah. Però le possiamo vedere da qua. C'è tutto un museo visitabile a 150 denari macedoni, che sono circa 2 euro e mezzo. Poi al cambio saranno stati 3. La vedremo solo da qui. E poi ci dirigeremo verso l'ultima meta visitabile per noi, perché ci sarebbero tante altre cose da poter vedere. C'è tutto un parco naturale qua dietro. Si sale, si vede questo lago e il lago dall'altra parte. Noi non andremo. Quindi guardiamo questo posticino da fuori, andiamo alla prossima meta e poi andremo anche in un altro paese. Che vi portiamo sia con noi a vedere il lago dalla parte macedone che dalla parte albanese. Quelle sono tutte le palafitte che all'interno raccontano la vita di 3000 anni fa. Ora sono tutte ricostruite ovviamente, non è che sono quelle di 3000 anni fa. Siamo al monastero di San Svetinaum. Allora, un luogo molto bello, tutto affacciato sul lago di Ohrid. Un po' snaturato, se vogliamo. Cioè, arrivare qui, comunque trovare tutte le botteghine, anche quando varchi proprio la porta d'ingresso, subito non ti colpisce il monastero, ma i colori degli oggetti in vetrina. Tutto quello è un hotel. Là c'è un negozio e questo è tutto il complesso monasteriale. Vabbè, andiamo a vederlo. Certo. Thank you.
Non abbiamo capito perché, ma fuori un cimitero di roulotte. Comunque, tutto attorno merita il parco, tranne il fatto che non sappiamo per qual motivo ci sono dei generatori di corrente, fanno un casino assurdo e rovinano molto l'atmosfera. Lascio un po' desiderare l'apparato turistico. Non abbiamo capito non se abbiamo si paga capito. Bene. Esatto. Non affidatevi a noi su questa cosa, noi siamo entrati senza pagare, potrebbe essere che dobbiate invece pagare questi di nuovo 2,50 euro. Però dentro... merita. Sì. Merita tantissimo, dico veloce perché sta per partire uno con la motosega. Oggi sono una marea di gradi. Allora, adesso se arriva noi, perché adesso mangi, ci avviamo per andare verso il border tra Macedonia del Nord e Albania. Dogana semplice, ma abbiamo avuto problemi per colpa della carta d'identità di Sara, perché diamo a tutti e due la carta d'identità, abbiamo quella elettronica. A un certo punto no, la mia non gli piaceva. Perché? Qual è il problema? È che adesso me la cerco, ma senza farvi vedere tutti i dati. No, la differenza grande è che la mia ha lo sfondo nero sotto la foto e quella di Paolo bianco. Poi la mia riporta IT e quella di Paolo no. Quindi, essendo tutte e due comunque molto recenti, sono differenti. E niente, quindi non gli andava bene. Pensavano che quella di Sara fosse falsa. Praticamente siamo entrati nel paese, ok, ma invece si no, può uscire. No, non volevamo farci uscire. Gli abbiamo dovuto dire, vuoi il passaporto? A un certo punto ho detto, vuoi il passaporto? Facciamo prima. Ha accettato il passaporto, ha controllato, ha capito che era Sara. Ha detto, vabbè, ha visto tutti i visti. Ha detto, vabbè, questi hanno viaggiato già un po', quindi è vero. Problema successivo, dogana... Aspetta perché ho caldissimo. Non ce la faccio... Cioè... Sì, anch'io caldo, però sto resistendo. Secondo più. Problema, mentre Sara si sveste, dogana albanese. In questa dogana qui, sul lago di Ohrid, c'è un piccolo problema che avevo già letto, che a volte non c'è l'assicuratore. E quindi, dato che nella nostra carta verde non è inclusa l'Albania, noi dobbiamo fare l'assicurazione. Dovevamo fare l'assicurazione e abbiamo prezzi arrivati lì e questo ha chiamato l'assicuratore che da non credo da Pogradex è venuto su. Sì, ma abbiamo aspettato 10 minuti, tempo di far merenda. E 90 euro di assicurazione, perché per il mezzo va a peso e a differenza del Kosovo, dove invece me l'ha accettata come se fosse un'auto, qua non c'è stato verso, me l'ha accettato come camion, sotto le 3 tonnellate e mezzo, quindi 90 euro per 15 giorni. Quindi dovremo ammortizzare questa spesa, perché sì. 90 euro per 15 giorni, cosa sono? Calcolando sì, 5, che 5, la nostra no, media meno. Sono 27 euro al giorno, totali, comprensivi di tutto, per tutti, insomma. Sono 6 euro al giorno, quindi dovremmo ammortizzarla. Mm-hmm. Pensavo di stare un po' meno, invece staremo sì, staremo 15 giorni e capiremo cosa fare. Adesso siamo a Pogradec, o meglio. Tra Pogradec e la dogana, diciamo. Vista lago, perché abbiamo iniziato a guardare un po' i parcheggi, non ci piaceva tanto. Ma mangiamo. Mangiamo. Adesso mangiamo in pranzo perché abbiamo fame. Perché ora? Facciamo due passi qua sulla costa. Forse non andremo nemmeno ancora a vedere Pogradec. Perché? Perché dovremo ripassare di qua. Le strade in Albania non sono così semplici e non ci sono dei collegamenti proprio così efficienti, se vogliamo. Infatti fa ridere che noi dobbiamo andare fin giù a vedere una città molto carina e vi porteremo con noi, se aperto, a mangiare fuori, una cosa tipica. Poi... giusto perché dobbiamo ammortizzare. No, ma perché abbiamo letto che costa poco. Ed è buonissimo. E poi intanto dobbiamo ripassare di qua perché non c'è una strada per andare dall'altra parte, dobbiamo ripassare da Pogradec per andare a vedere tutto il resto. Quindi sarà tutta una bella improvvisata. Almeno questa è la vista. Ah, è carino. Cioè, l'acqua lì è un po' sporca, però vabbè. Sì, è un po' fangosa. Mi piace questa mia galettina, la sacchettina. Cosa fate? Ma cosa fai? Lo attacchi? Che è? Andiamo? Abbiamo lasciato le sponde del lago di Ohrid e come diceva prima Paolo siamo arrivati in una cittadina davvero molto molto carina. Siamo a Korica, mm-hmm. O Korce, o dipende, Korse, boh, chi lo sa. Mille nomi, comunque nell'entroterra dell'Albania, sono quasi verso la Grecia, diciamo. Sì, siamo a nord-ovest del paese, nord-est del paese. Ovest. Est. Est del paese, nord, vabbè, nord-ovest, no. Dipende cosa dite. Nord-ovest dell'Albania, nord-est dell'Albania. Pare che siamo a sud. Siamo a sud dell'Albania, siamo a sud-est. Siamo a sud-est dell'Albania. Questa cittadina è famosa perché è un po' dicono che sia un po' diversa dalle altre, ma non l'abbiamo ancora viste, e infatti ha un po' uno stile che ricorda Parigi. Ricorda. Noi non abbiamo visto nulla che ci ricordasse Parigi, cioè per il momento abbiamo visto quello che era il vecchio bazar, che ecco, ricorda i bazar, quindi... diamo a Cesare ciò che è di Cesare, a Korica ciò che è di Korica. Quindi, e a Parigi ciò che è di Parigi. Parigi. È tardi, quindi faremo una visita abbastanza veloce adesso, perché siamo andati a vedere se era aperto il negozietto dove andiamo a mangiare, perché c'è una cosa molto buona, tipica. Sì, che vorremmo assaggiare, la signora è già stata super super carina, quindi ci ha detto che ci aspetta alle 7. Vedremo un attimo velocemente il centro, andiamo a mangiare
cenare e poi vediamo tutto il resto domani mattina. Ma tanto per voi è come se fosse tutta una roba in seguito, di seguito del video. Ci sono alcuni scorci che sono veramente particolari, tipo questa galleria che è in realtà è un palazzo del 1924, non so se hai letto su. No. C'è scritto là. E poi magari sarà stato, cioè senza magari sarà stato ristrutturato. Adesso stiamo ancora facendo due passi qua per il boulevard. Ci potrebbe essere una cosa molto interessante da dire su questa cittadina. Qui è nata la prima scuola di albanese, perché dopo anni di invasione ottomana qua appunto è stata installata la prima scuola dove si insegnava invece tutto in lingua albanese. Impressionante che tutto attorno c'è un casino assurdo. Siamo finiti in queste viette, tra l'altro con i ciottolini bellissime, carinissime, un silenzio, sì, una pace. Sì, sì, veramente molto molto pacata questa zona, piacevole da passeggiare. Tanto la signora che forse adesso sta per cazzare il nipote. E tolto lei non c'è nessuno. Cioè, anche qua non mi ricorda tanto Parigi, ecco. Questo è il boulevard, vabbè. Ma perché si chiama boulevard, quindi è una parola francese. Posso dirti una cosa? Duo manger? Sì. Andiamo a mangiare. Com'è Sara? Possiamo entrare? Passare nel cortiletto del vecchio bazar. Allora, siamo tornati by night un po' più scuri ed è veramente bello di notte. Sì, molto piacevole di nuovo. Adesso andiamo a mangiare perché teniamo fame in questo vicoletto. Che carino, dai, sembra un presepe. La zia già ci aspetta. Allora ragazzi, qua è tutto molto facile, entrate al calduccio del locale, scegliete dal menù, nel frattempo la signora gentile inizia a impastare, poi prepara tutto il ripieno che voi avete scelto, è talmente gentile che vi fa anche la divisione a metà. E poi viene messa in forno, aspettate un attimino e... voilà! Oh, Cos'è questa? È la tipica pizza albanese. Adesso il nome preciso non ce lo ricordiamo, ma ve lo scriviamo qua sotto perché è un po' difficile da pronunciare. E ci sono varie versioni di ripieno, tutte senza carne. Noi abbiamo preso quella con pomodori e cipolla e con formaggio e porri. Buona. Allora, io quello ho provato tutte e due, è più buona quella col formaggio. Però questa sa molto più di pizza, l'altra sa più di torta salata. Ma il pomodoro non sa di tanto. Merita di più quella col formaggio, secondo me. Mm-hmm. Merita tutte e due, come abbiamo fatto noi 50-50. Così abbiamo potuto provare due versioni. Questa è la versione piccola. 40 centimetri. E dopo vi diciamo quanto spenderemo più o meno per la pizza albanese, la birra tipica. Che... per lui fa un po' paura questa strada. Buonissimo. Buonanotte. Grazie. E vedi qua? Sì. C'è la stavia. Molto. Sei comodo, Gigio? Ma Gigio. È il bar. Questo bazar è stato rimesso tutto un pochino nuovo nell'ultimo periodo. È tutto bellino e appare molto carino. Abbiamo notato tante serrande chiuse. Non sappiamo se perché lunedì, sembra che sia il giorno di festa, però è tutto chiuso, sì, il museo era chiuso. Come in Italia, in tanti posti, oppure magari d'estate c'è più movimento, adesso siamo un po' fuori stagione. Boh, è una domanda che ci siamo posti. Parlare sulla pizza, allora, è andata bene che l'abbiamo provata. Sì, sì, perché siamo molto contenti di averla provata. Era da provare, tipica, ok. Costo, birra, acqua, più 40 cm di pizza con due cosi bla bla bla, 1200 lek, che sono circa 12 euro, dai. Quindi abbiamo speso all'incirca 6 euro a testa, coi prezzi che ci sono al giorno d'oggi per mangiare fuori, diciamo che va bene, si difende, sì, bene. Più forse... caro rispetto agli altri paesi, più caro rispetto alla Macedonia, sì, dove eravamo, sì, fino a sì, ieri, stamattina. Stamattina. Perché là effettivamente costava molto meno. Abbiamo notato che i prezzi sono molto più cari, mm-hmm, rispetto a tutto il resto dei Balcani in cui siamo stati. Banalmente anche il prezzo della benzina, venendo in qua, abbiamo visto costa 1,99 al litro in questo momento. Quando novembre in Macedonia, 2023, quando in Macedonia costava 1,33 euro, quando in Italia ci hanno detto dei cari amici che costa 1,70 euro, è scesa un pochino e quindi qui costa decisamente di più. Siamo rimasti un po' stupiti, ci aspettavamo fosse economica come il resto di tutti i Balcani, invece è più caro. Però forse perché è stata presa d'assalto dal turismo?
Non lo sapremo mai. Altra domanda. Poi voglio vedere quella via, posso? E dove eravamo prima? No, amore, siamo arrivati da là. Ah, sì, è quello, scusa. La birra ti dà la testa. In basso da questa parte. Allora, niente, abbiamo finito di vedere le vie. Torniamo al camperino che l'abbiamo parcheggiato a 10 minuti a piedi, un sì, quarto d'ora. È il centro sportivo, è un posto super tranquillo. Senza cani randagi a sto giro, quindi possiamo uscire con gli animali. Cioè, i cani randagi ce ne sono perché ce n'è uno giusto davanti. Eccolo lì. Siamo un orsetto, però là dove siamo noi non ne abbiamo visti oggi, è vero? Balto, no Balto. Ma che Balto? No. Sì, hai capito. Il cane là che non ci vedeva tanto della carica di 101. C'era un cane, quello... Ok. Vabbè, so, scrivetelo nei commenti capitano. Perché non me lo ricordo. Sì, capitano. Che faceva capitano? Sei tu? Ciao! Ma che bella questa via da qua. Scusa, c'era il capitano che stava... No, giù, giù! Ehi! Non mi piace così. No! Non si salta addosso alle persone. No! Vai via, no! 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 Vai via! Ma dimmi te! Che accoglienza! Con Olimpia! Comunque, la via vista da qua è molto carina. Ciao cane salterino, non venire con noi! Mi segue, Paura! No, 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 mi segue... No! Capitano! Ciao! Ho sentito che i cani qui non sanno toccare. Si allargano i cani. Andiamo, andiamo al camperino. Siamo tornati sul lago di Ohrid, ovvero dove... Da dove siamo entrati in Albania. Esattamente, siamo a Pogradec, una cittadina che però non ci ha fatti particolarmente emozionare. La cosa più bella sono state la fionda e i vecchietti che giocavano a domino e scacchi. Esatto. Il resto... passabile, se volete fare una passeggiata sul lungo... No, poi se vi interessa fermarvi nei localini, andare nei ristorantini, allora è il luogo che fa per voi. A noi non ha fatto emozionare, ecco. Quindi, che si fa? Lo scopriremo nel prossimo video. Restate con noi, iscrivetevi per scoprire se rimarremo ancora in Albania oppure fuga dall'Albania.